Ciao ragazze, allora nuovo video, questo come da titolo sarà un nuovo grandissimo giganterrimo video haul, sarà un po' un mix tra prodotti di make up, skin care, profumi e quindi direi che possiamo iniziare subito. Come prima cosa ho ricevuto un pacchettino da Lalalab che praticamente contiene una cosa a cui tengo tantissimo, ossia una sorta di fotolibro, come potete vedere, del mio matrimonio. Devo dirvi che è un prodotto molto semplice, ma allo stesso tempo davvero molto interessante, perché comunque permette di rinchiudere in un libricino semplicemente di carta molto molto resistente delle foto a cui siete naturalmente molto affezionati. Se ne possono scegliere varie, io ne ho scelte circa 20 e naturalmente avendo tantissime foto del mio matrimonio che appunto mi hanno scattato amici e parenti, ve le faccio vedere proprio al volo. Questa della copertina è quella con mio papà, ancora vedete io che mi sto truccando e preparando in chiesa con i miei paggetti, con i miei genitori, insomma ho preso questa con mia mamma, stupenda, è davvero un'idea secondo me molto carina e soprattutto essenziale. Questo è il mio tableau, ragazzi, davvero bellissimo. Ma comunque vi dicevo essenziale ma molto carina per radunare le foto che più insomma vi sono a cuore. Mi allaccio proprio a questo discorso di Lalalab chiedendovi se può interessarvi un video su come ho organizzato il mio matrimonio. Nel caso sareste comunque interessate, io ho fatto tutto da sola, fatemi sapere appunto se può interessarvi questa tipologia di video. E approfitto anche, vi lascio qui sopra il codice sconto che mi ha riservato per voi Lalalab. Abbiamo poi una nuova candela My Jolie Candle, questa è la Fleur de Coton, la classica candela My Jolie Candle 100% naturale senza paraffina, che racchiude al suo interno un gioiellino che vi farò vedere in un close up proprio in questo momento, perché adesso come vedete la sto ancora diciamo annusando, la sto ancora sciogliendo per arrivare al momento dell'estrazione del gioiello. Il profumo posso dirvi che è molto buono, molto delicato e sa proprio di pulito. E naturalmente tutti i gioielli che si trovano nelle My Jolie Candle sono Swarovski certificati, e anche di My Jolie Candle vi lascio il codice sconto qui sopra, poi naturalmente trovate il link diretto alla candela giù nell'info box. Terzo prodotto ricevuto è la My Beauty Box, in questo caso appunto è la box di settembre che non vedo l'ora di scartare con voi, perché ho solo dato un'occhiata al volo a tutti i prodotti. Il nome, riferendosi alla Fashion Week, si chiama Fashion and Beauty e qui c'è l'illustrazione del Duomo di Milano e abbiamo all'interno prodotti fashion appunto e beauty di un valore di 45 euro, e sono dei marchi Nabla, Mesauda, Oxy, Mavala, Cotton Plus, Alama e Degam. Ragazzi, devo dirvi che proprio quando ieri ho aperto la box ho pensato wow, è una delle più belle che abbia mai visto e soprattutto una delle più ricche di prodotti interessanti. In primis di Cotton Plus Solution 2 in 1 abbiamo le salviette struccanti asciutte, queste formato mini. Ho già collaborato in passato con Cotton Plus e mi sono trovata sempre molto bene con i loro prodotti. Vi spiego già come funzionano e vi do già una recensione, perché adoro queste salviettine struccanti. Praticamente sono delle salviettine di cotone che hanno all'interno un pochettino di solvente, di struccante. Basta solo passarle sotto una goccia di acqua e diciamo il liquido all'interno, che poi sarebbe un latte detergente struccante, si attiva, si passano sul viso, struccano davvero molto bene, sono anche delicate sul viso e soprattutto se non hanno cambiato la composizione, sì, infatti hanno un inci ottimo. Un balsamo mega gigante della marca Alama Professional, 0% solfati / parabeni e coloranti, è un balsamo con cheratina ristrutturante per capelli danneggiati e sfibrati, ottimo. La confezione contiene 300 ml di prodotto. Prima di cantare vittoria però leggiamo gli ingredienti.
ragazze, purtroppo contengono un PEG 7, PEG 3 e anche di meticone. Di Mesauda invece make up ho trovato questo eyeshadow glam matte eyeshadow, ombretto compatto opaco, e la colorazione, come potete già notare, è questo blu, infatti si chiama denim. Wow, molto carino, e soprattutto la cialda sembra anche molto grande, molto pigmentato, e sì, è proprio matte. Guarda, ha una scrivenza, vedete, pazzesca. Non è niente male, mi piace molto. Della Oxy Aesthetic ho trovato questa maschera nera peel off, black mask per il viso, azione purificante con estratti di aloe e carbone vegetale. La confezione contiene 3 maschere intere per il viso oppure 6 maschere per la zona T. Naturalmente, come prima cosa, leggiamo gli ingredienti. Sì ragazze, questa maschera ha un inci davvero ottimo. Abbiamo poi uno smaltino che già grida Natale ed è il numero 135 Amber Drop di Mavala. È questo piccolino che contiene 5 ml di prodotto e non vedo l'ora di utilizzarlo. Daygum, abbiamo due confezioni dei Daygum senza zucchero White and Care con vitamina C, integratore alimentare di fluoro, appunto, e vitamina C, e sono le classiche gomme Daygum. Ma infine il pezzo forte della box, che ha un valore già maggiore del costo della box stessa, è questo Diva Crime, ossia un rossetto di Nabla Modern Matte Lipstick. Questo credo sia di un'edizione limitata e ragazze, sto leggendo che ha un inci fatto abbastanza bene perché non contiene siliconi, parabeni, oli minerali, PEG e DTA. Il packaging esterno, cioè, è bellissimo, anche della confezione. Il colore è Dragon Fire e è questo rosso bellissimo, davvero eccezionale, mi piace molto. Vi lascio anche in questo caso qui in sovraimpressione il codice sconto di My Beauty Box del 15%, che potete usufruirne appunto sul sito ufficiale e tutti i link giù nell'info box. Volevo poi informare tutte le ragazze del 2000 di un'iniziativa che sta svolgendo Pupa, credo fino a fine novembre, di ricevere gratuitamente alcuni dei loro mascara della linea, naturalmente, Vamp. Vi lascio il link giù nell'info box in cui c'è proprio spiegata tutta l'iniziativa, come si svolge, eccetera. Per celebrare i 18 anni di Pupa, l'azienda ha pensato di regalare a tutte le neo diciottenni, quindi a tutte le ragazze nate nel 2000, i loro mascara. Io ho chiesto in prestito, diciamo, l'età e tutti i dati di mia nipote, e quindi ho preso questo mascara Vamp Explosive Lashes di Pupa, colorazione nera 110, packaging esterno nero molto gigantoso, e questo è lo scovolino, quindi grande, lungo, molto simile a quello del Vamp, forse un pochettino più curvo. Poi sono stata nuovamente da Lidl e qualche settimana fa ho trovato il profumo Aura Jolie, come vi ho detto anche in un vecchio video, scontato di 1 euro, quindi l'ho ricomprato. Cioè, nel senso, sono andata il lunedì, mi sembra, a fare spesa e avevo comprato già una confezione, che è questa qui, infatti vedete, già l'ho utilizzato. Sono riandata poi il sabato nuovamente e senza farmi scappare l'occasione ho ricomprato un'altra confezione di Aura, semplicemente perché ha un profumo che adoro e che mi piace tantissimo, e quindi ho fatto scorta. Visto che me lo state chiedendo in tantissime di questa nuova collanina che ho acquistato da un mesetto circa, è praticamente una collanina, come vedete, con tutte le stelline, molto bella. Volevo solo dire alle interessate che l'ho acquistato in un negozio della mia zona che si chiama Montoro, ma identica l'ho trovata anche al mercato, e come potete vedere l'ho presa color argento, che è quella che utilizzo sempre, e anche questa è bellissima, color oro. Entrambe hanno già perso alcune stelline, purtroppo. Alla fine le ho riposizionate io, cercando appunto di metterle più centrali possibile. Ho fatto
fatto un ordine, come potete vedere, da Sephora, semplicemente perché dovevo fare un regalo e ho approfittato che fino al 30 settembre potevamo trovare spese di spedizioni gratis per ordini superiori a 30 euro. Sono presa anche questo mini kit davvero bellissimo. Praticamente è il Glam Glow e Becca We No Glow e contiene due prodotti, uno di Glam Glow e uno di Becca. Di Glam Glow abbiamo la Pink Peel Off Mask, mentre di Becca abbiamo l'illuminante Rosé Glow. Sono arrivati tutti ben impacchettati in questa bellissima carta fucsia. In primis abbiamo questa maschera di Glam Glow e devo dirvi, sono stata molto contenta perché ha un inci ottimo. È una maschera peel off, è proprio, vedete, di colore rosa. Entrambe le confezioni del kit sono mini size. Di Becca invece troviamo una mini size del loro illuminante. Nello specifico è questo qui, come vedete anche l'illuminante ha tutto il packaging esterno fucsia e qui la classica scritta Becca all'interno. È un colore davvero stupendo, oro rosa, e qui c'è anche lo specchio, quindi molto comodo anche da portare in viaggio. Inizialmente non volevo molto acquistare questo kit, poi però ho visto che era scontabile sul sito del 20% di sconto, quindi anziché 14 euro circa che è il prezzo standard, l'ho, mi sembra, pagato sui 10 euro, e questo mi ha invogliato ancora di più a provare soprattutto la maschera Glam Glow. Infine ho fatto qualche acquisto da Shaka perché fino alla prima settimana di ottobre ho trovato il 30% di sconto su tutto il make up tranne Essence, quindi da OVS alla fine ho preso ben 3 nuove palette Make Up Revolution. Sono nello specifico la palette I Heart Chocolate Salt and Caramel, che è praticamente il dupe della Semi Sweet Chocolate Bar di Too Faced, la I Heart Makeup I Heart Chocolate dupe della Chocolate Bar di Too Faced, e infine la Golden Bar. Questa mi entusiasmava davvero tantissimo. Tutte le palette di cui vi ho appena parlato le ho prese scontate a 7 euro, e ho voluto provare anche questo qui, ossia un retro Luxe Matte Kit Lip Contour Kit nella colorazione Rain, ossia un nude davvero molto carino. L'ho preso un po' incuriosita perché mi sembrava proprio un dupe dei kit labbra di Kylie Jenner. Devo dirvi che la tinta labbra, il rossetto liquido, è un pochettino chiaro, me lo aspettavo più scuro, e mi sembra che questo kit l'abbia pagato sui 3-4 euro. Ragazze, con questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, vi mando come sempre un bacio grande, ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!